Siamo qui con Daniele Dell'Orco, l'autore del libro Non chiamateli kamikaze. Senti Daniele, come ti è venuta in mente l'idea di questo libro? Diciamo che la passione per il Giappone e tutto quanto riguarda l'orientalismo è la causa preponderante, però uno dei mali del mondo moderno, secondo me, in prima persona, è il fatto che vengano travisati molti concetti, che vengano dati significati diversi a delle parole che in realtà simbolicamente rappresentano molto più di quanto a noi possa sembrare, ai comunicatori possa sembrare di fatto, perché dal punto di vista giornalistico poi diventa molto semplice utilizzare una parola piuttosto che un'altra, facendola passare come sinonimo di un concetto che si vorrebbe esprimere, ma in realtà è mera pigrizia comunicativa. Quindi il concetto di kamikaze nel corso dei decenni, mi verrebbe da dire, ma da un secolo a questa parte, è cambiato talmente tanto che della natura dei cavalieri del vento divino giapponesi ormai si è persa qualsiasi essenza, e quindi quelli che oggi vengono definiti kamikaze, ossia gli integralisti islamici dell'ISIS, ma anche Al-Qaeda prima di loro a inizio millennio, non hanno nulla a che da condividere con i kamikaze giapponesi di inizio Novecento e quelli che poi a metà degli anni 40 sono stati un po' il terrore, diciamo così, dell'esercito americano. Senti, i nostri soci del canale, i nostri aficionados del canale vedranno a fianco della tua faccia in questa ripresa la copertina del libro. Okay. Quindi tutto il discorso sta già in quella copertina, no? C'è l'aereo dei kamikaze veri, diciamo, esatto, che sta già precipitando con questo fumo, questa scia di fumo, e esatto, sotto l'ISIS che si impone all'attenzione moderna. E tu nel titolo, che lo chiami Non chiamateli kamikaze, sostanzialmente è proprio questo il concetto. Se tu, pur non togliendo al lettore il gusto di andarsi a leggere il libro, perché questa è una cosa che non si deve mai fare nelle presentazioni, no? È anche la cosa più difficile secondo me, ma un cenno, una delle grosse diversità, una cosa che dovrebbe subito essere tramandata. Allora, diciamo che ci sono alcuni capitoli e capitoletti piuttosto gustosi su alcuni aspetti dei guerriglieri suicidi che sono poco noti, ossia mi viene in mente il capitolo sui kamikaze italiani, perché non molti sanno che anche nel Regio Esercito durante la Seconda Guerra Mondiale e anche prima durante la Guerra d'Etiopia c'era stata un'idea, una vaga idea di costituire un corpo d'assalto e impiegare dei piloti kamikaze, e lo stesso fecero anche i nazisti, quindi anche l'esercito, la Wehrmacht si era dotata, aveva provato, diciamo così, perché poi senza svelare troppo, a dotarsi di dei corpi speciali d'assalto al pari di quello che poi fecero i giapponesi qualche anno dopo, quindi nel 1944, il che è stato il primo corpo speciale d'assalto sistematicamente fondato e organizzato solo a quello scopo lì. Quindi questi paragrafetti secondo me potrebbero stuzzicare un po' la e per venire alla domanda, la grande diversità con l'ISIS o comunque con i terroristi odierni? Ma la diversità secondo me sta nello spirito, nella volontarietà, perché il libro, diciamo così, che al netto appunto di tutte le letture che sono state fatte giustamente sulla copertina e sul titolo, è in realtà un libro sul concetto di morte volontaria in guerra, o morte volontaria per un ideale. Quindi la differenza sta nel valore che viene dato al concetto di vita e ovviamente anche al concetto di morte, quindi il sacrificio, il martirio della propria vita per i giapponesi è completamente diverso da quello dell'ISIS, mi viene in mente, sia per motivi religiosi ma anche, come scritto nel libro, per motivi culturali, perché poi nel Giappone degli anni 40 le religioni, c'era addirittura una commistione di religioni, una commistione tra neoconfucianesimo, buddismo e shintoismo, quindi non si può dire che fossero, non so, atei o nichilisti, erano molto forgiati dal punto di vista spirituale, solo che avevano qualcosa che stava al di sopra addirittura anche della religione, oltre che di loro stessi, che era la figura dell'imperatore, quindi il nazionalismo giapponese, eccetera. Per gli islamici invece il martirio è connotato dall'interpretazione del Corano che viene dato soprattutto in chiave sunnita, quindi ci sono tutti quanti delle letture che vengono date anche dell'Islam radicale e di come viene tramandato nel corso degli ultimi decenni una lettura, diciamo così, che spinge al radicalismo islamico e anche al martirio.